Tra le due casce, una privata e l'altra lavorativa, non c'è una distinzione. Non ho cambiato il mio modo né di lavorare né di vivere, credo. Sono più consapevole adesso, quello sì. Le mie scelte sono basate su altri principi, probabilmente. Qua entra la vita privata. Devi nutrirti delle nuove esperienze. E mentre quando ero piccola pensavo che queste esperienze passavano per i nuovi incontri, i viaggi, adesso quelle esperienze invece è un viaggio diverso, un viaggio interiore, è stare con la famiglia e rendersi conto delle piccole cose, delle cose quotidiane, quello è molto di più. Peter era un regista che lasciava tantissima libertà. E la libertà di movimento, di scelta, comporta con sé tanta responsabilità. Insomma, tu devi prendere delle decisioni di come fare questa scena. E allora la prendi in una maniera inconsapevole. E quella cosa di potersi muovere liberamente, fidandosi del punto di vista del regista, dell'occhio. Perché di quello stiamo parlando, no? E quindi il rapporto l'interprete e il regista è basato su una to sulla totale fiducia e non può funzionare se. Spesso non funziona se la fiducia non c'è. Ecco, io quella cosa l'ho cercata in tutti i film dopo. Inizialmente in una maniera inconsapevole, perché avevo individuato in quel modo di lavorare qualcosa che mi piaceva tanto. Che mi aiutava, che una cosa in quale io mi sono riconosciuta, però era un suo modo di lavorare, ogni regista è diverso. Ma io ho capito dopo tanti anni che in ogni film io cerco quella roba lì. Insomma, 20 anni, 10 anni fa, c'era un grande problema nel raccontare le storie che potevano essere capite anche da una persona che vive in Australia, in America, in India, ecco. Quindi spesso si parlava, si usava questa parola, no? Di non scrivere le storie che sembrano provinciali, che insomma, pensandoci bene, è anche abbastanza assurdo perché i film italiani, quelli che hanno avuto più successo e sono rimasti nella storia del cinema mondiale, sono quelli che hanno raccontato l'Italia proprio nel loro profondo, no? Nella loro intimità. Quindi è cambiato nel bene e anche un po' nel male. Si fanno di fretta, tanti progetti, si fanno veramente tanti e li si fanno di fretta. E fare questo lavoro vuol dire avere il tempo della scrittura, tempo e il lusso di poter cambiare idee, di riscriverlo, di ripensarlo. Di ingerirlo, di vomitarlo, di rifarlo da capo e poi fare il film e poi montarlo, rimontarlo, smontarlo e farlo di nuovo. Ecco, quello che c'è adesso c'è una grande corsa, una grande fretta, però per chi fa il mio mestiere, il nostro mestiere, quello di raccontare le storie, c'è tanta voglia delle storie.